Allora, ragazzi, oggi è il secondo giorno, quindi continuiamo sempre i 100 grammi di resina che lasciamo qui, diciamo, per una mezz'oretta, in modo che togliamo queste bollicine d'aria che voi vedete. Queste bollicine d'aria tenderanno a salire sopra e quindi dopo non abbiamo più problemi con le bolle d'aria. Allora, la resina deve essere lavorata in una temperatura che è di 20 gradi. Questa è una cosa molto importante, una temperatura che è minimo di 20 gradi, quindi fatelo in una stanza dove c'è il riscaldamento. Se poi fosse il periodo estivo, diciamo che non ci sono problemi. Allora, questo è il risultato. Approfittiamo e faccio vedere anche la lampada così accesa. Quest'altra qua lampada che ho fatto. Voilà. Vedete? Comincia a seccarsi, si è seccato già, quindi questo qua è il primo strato che è praticamente seccato. Guardate com'è trasparente l'acqua, cioè come si chiama? Perché stanno abbaiando? Speriamo che non è cocco. Ragazzi, a più tardi. Allora, inserimento del primo liquido. Voilà, ragazzi, il secondo. Come vedete si sta riempendo, però ci vuole proprio parecchio. Allora, ragazzi, quindi continuiamo e vi farò vedere man mano il riempimento. Ok? Ciao ciao. Allora, ragazzi, vedete, man mano si sta riempendo il nostro acquario. Vedete com'è andato. E quindi sono arrivate anche le abajur che andiamo a mettere sopra. Se non piacciono, cambieremo le abajur in beige. Ma no, noi le montiamo, poi se non piacciono cambiamo l'abajur e la mettiamo beige piccolina come l'acquario. E queste beige le trasformiamo in altre abajur. Allora, buongiorno. Oggi è l'ultima. Oggi andremo a mettere il nostro finale di liquido. Come vedete la pinna è rimasta fuori qua, quindi dobbiamo coprire tutta la pinna. E qua dobbiamo poi continuare. Andrebbe già bene, però comunque. Quindi la cosa importante, ne mischiamo due in un'unica, in modo. Voilà. In modo che siamo sicuri di coprire la pinna. Quindi questa è la parte finale. Adesso ne mischiamo un altro 100 grammi e lo andremo a mettere qui in quest'altro acquario. A più tardi.
Allora ragazzi, per evitare qualche problema, vedete qua è venuto come se fosse un effetto ghiaccio, perché io praticamente ho inserito due di queste senza mischiare, quindi è molto importante che voi mischiate sempre tutto, anche se sono già preparate, perché altrimenti quella che voi andrete a mettere sopra diventa pesante perché si secca prima e quindi automaticamente lo strato di sotto è ancora liquido, vi crea un effetto ghiaccio. Potrebbe essere utile per creare un effetto ghiaccio veramente, però in questo caso ho fatto io una stronzata. Quindi mischiate sempre il prodotto in una sola volta. Voilà, quello là era già preparato, quindi li mischiamo un'altra volta e facciamo diventare un solo corpo. Voilà. C'est donc un procès hors norme qui s'ouvre aujourd'hui à Montpellier. Sept femmes d'une même entreprise qui portent plainte contre leur employeur pour harcèlement sexuel. Benjamin Péter, vous êtes notre correspondant dans la région. Des femmes qui ont dû subir pendant des années la manipulation perverse de leur Bravo. employeur. Et oui, parce que quand ils leur proposent de se mettre nus, quand ils Voilà, s'immiscent dans la e vie privée quindi de ses employés, ils considèrent ça comme concludiamo. une technique de management. Quand ils glissent sa main dans le soutien-gorge de leur Bella. salarié, en pleine conversation téléphonique, c'est tout simplement pour tester sa résistance au stress. Françoise était cadre dans cette PME de 15 salariés. Elle préparait un colloque aux États-Unis quand elle a subi les premiers attouchements. Pour m'expliquer comment je devais parler, elle est venue vers moi. Après, c'est même, elle les a posés sur le rang, juste en dessous des seins, en me disant de ne pas respirer Volendo ne trop, possiamo aggiungere anche un qu'il altro 100 grammi, ma no, comme quoi il fallait se déshabiller, être ma prêt, non lo la aggiungeriamo più, présentation perché de se lo aggiungiamo l'employeur, se mettre en condition. fa praticamente Impensable de se souvenir l'effetto de la che culture, du vedete secret que ce patron entretenait. Surtout ne rien dire pour éviter que la concurrence nous vole notre savoir-faire, nos idées. Du coup, elle a allora, longtemps a più gardé pour elle ce tardi qu'elle avait per vu lors de il son entretien materiale sexuel dans une elettrico. voiture en pleine forêt. Et c'est donc clairement, il m'a posé une belle choice.